Buonasera a tutti, benvenuti a questo nuovo appuntamento con Sicilia a prima vista. Siamo sulla pagina Facebook di Eventi Press. Per chi già ci segue sa che ci occupiamo di tutto quello che riguarda la Sicilia, però lo facciamo in maniera un po' più originale e creativa, parlando soprattutto di social. Ci occupiamo di libri, di riviste, di progetti, però nello specifico la cosa che mi piace tanto fare in questo periodo è quella di invitare creator di pagine Instagram, ragazzi che comunque stanno portando avanti dei progetti per far conoscere la Sicilia e lo fanno con originalità e con creatività. Quindi niente, devo dire che in questa puntata avremo degli ospiti che hanno in comune alcune cose sia tra di loro che con me in realtà, perché gli ospiti vivono tutti fuori dalla Sicilia, sapete già che anch'io vivo fuori dalla Sicilia. I primi due hanno creato una pagina molto particolare ed è proprio un progetto che è appena partito, che si chiama Atlas Sicilia. Tra pochissimo ve li presenterò. Gli altri due, di cui però oggi ne abbiamo soltanto uno ospite con noi, ha creato un'altra pagina, Sicilian Says, che conoscerete in molti. Anche lui vive all'estero. In comune, oltretutto, penso che abbiamo tutti e quattro l'amore per lo spritz, però poi di questo ne parleremo magari, perché ho visto, ho sbirciato un po' le info, ho studiato, vi ho storizzati, diciamo così. Cominciamo con i primi due, vi presento subito Paola e Angelo. Ciao, ciao, buonasera. Ciao. Appunto, Paola, io mi sono informata, mi piace documentarmi e non arrivare mai impreparata ed evitare figure poco carine, quindi già so un po' i fatti vostri, ovviamente quello che avete voluto rendere pubblico ci mancherebbe, quindi l'amore per lo spritz che ci accomuna un po' tutti e qui penso ci sia anche Giacomo che si unirà, poi lo vedremo dopo perché vivendo in Veneto come me. Lo spritz cioè, ormai è diventata come l'acqua, costa più o meno Ha dell'acqua praticamente, quindi diciamo che lo sostituiamo tranquillamente. E niente, allora Paola vive in Belgio, correggetemi se sbaglio, ed è una data scientist, o come meglio preferisci definirti tu, una scienziata dei dati. suona più pazzerello, diciamo. È vero, anche Sì. perché quando dici data scientist dicono cos'è, che fa esattamente? E invece scienziata dei dati forse anche rende più l'idea, perché già il fatto di usare la parola scienziata è in effetti ci sta tutto. Quindi, e sei originaria di Avola. Esatto, provincia di Siracusa. Mentre, perfetto, mentre Angelo, che vive a Monaco di Baviera, è Esatto. originario di Enna ed è un ingegnere informatico. Sì. Perfetto, quindi già vi vedo in un ambito molto, molto simile, molto vicino, diciamo così. Il data scientist e l'ingegnere informatico in qualche modo vanno d'accordo. E la prima domanda comunque mi nasce anche un po' spontanea. Come vi è venuta in mente questa collaborazione? Come è nato questo progetto? Però forse la prima ancora meglio da farvi per far capire un po' di cosa stiamo parlando, poi scegliete voi chi dei due mi vuole rispondere, appunto è di che cos'è, di che cosa si occupa Atlas Sicilia. Come ci dividiamo, Angelo, Paola? vai, Io vai, 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 buttati, buttati. rispondo al che cos'è Atlas e com'è nata, e poi vediamo se Paola si ricorda come ci siamo conosciuti. Atlas nasce come diversi altri progetti, ho visto, dedicati alla Sicilia, come un modo per collegare appunto il fatto che io abito fuori. E creare rubo l'espressione a Paola, creare un ponte tra Monaco di Baviera ed Enna, o comunque tra Monaco di Baviera e la Sicilia. È stato ideato appunto a marzo dell'anno scorso, in piena pandemia, quando il lockdown non permetteva di viaggiare, e in particolare sentivo la mancanza della mia terra, non solo, ma anche di mia figlia che vive in Sicilia, e quindi ho cercato, diciamo, di
diciamo la verità, di darmi da fare un pochino per distrarmi, ma anche per creare qualcosa che mi ricordasse e mi connettesse con la Sicilia. E l'idea di utilizzare i dati nasce da interessi personali, un po' se vuoi di professionali, ma anche perché ho visto che ci sono, sappiamo tutti, ci sono tantissimi bellissimi e utilissimi profili sulla Sicilia che si occupano degli aspetti turistici, degli aspetti della cultura. Credo dopo conosceremo uno dei profili anche più famosi. Io l'ho condiviso con tutti i miei colleghi dalla Russia, dalla Polonia, chiunque conosce Sicilian Says. E si occupa appunto della lingua, di promuovere la lingua siciliana. E nel nostro caso si è tentato di dare quindi un punto di vista speculare, se vuoi diverso, complementare, nel senso occuparci delle cose che riguardano la Sicilia in maniera propria, però farlo da un punto di vista che non è solito, che è quello dei dati, quello delle infografiche, quello insomma delle illustrazioni che raccontano alcune realtà con i numeri, mettiamola così. Ok, Una come è bellissima nata questa? risposta. Sì, infatti. Ora tocca a Paola che ci spiega come è nata, tanto come siete conosciuti e poi come è uscita fuori quest'idea di creare qualcosa insieme. Ma innanzitutto diciamo che in realtà io e Angelo non ci siamo mai davvero conosciuti, nel senso che ci siamo conosciuti virtualmente nell'anno 2020, l'anno funesto della pandemia del coronavirus mondiale, però attraverso, diciamo, adesso se sbaglio Angelo poi dopo mi rimprovera, ci siamo conosciuti su Instagram fondamentalmente. Io ho visto certe cose che condivideva, lui ha visto certe cose che condividevo io, attraverso delle reti anche di conoscenza intorno ai dati, all'educazione del dato, all'attivismo per i dati aperti, quindi anche diciamo, l'amore per certe tematiche che stanno a cuore ad organizzazioni come Open Data Sicilia, ad esempio. Quindi avendo questi punti in comune, questo territorio comune con altre persone, con queste reti, alla fine. Mi ricordo chi ha scritto chi, immagino lui a me per prima, dicendo: ti va se lavoriamo assieme a questa cosa, tu che pensi, tu che sai tanto di dati? Perché diciamo che secondo me io sono rimasta molto colpita anche dall'aspetto umano e dalla sensibilità che Angelo mette nella grafica e nelle visualizzazioni, no? Cioè non c'è mai una cosa arida che è fine a se stessa, ma c'è sempre un. Che curiosità mi va a soddisfare questa grafica che adesso vado a mettere su Instagram. Quindi a me questo spessore, questa sensibilità mi ha colpito molto. E forse, se posso permettermi di vantarmi, magari Angelo è rimasto colpito invece dal mio amore spassionato per i dati, un po' per l'elaborazione numerica, per la raccolta di dati, per il processamento di dati, magari queste capacità un po' più analitiche che io ho come scienziata dei dati. Quindi diciamo che queste due cose messe assieme formano poi due facce della stessa medaglia e da lì è nata l'idea, ci sembriamo speculari e complementari, perché no lavorarci a quattro mani? Poi una donna, un uomo, insomma, più inclusivi di così non si può. Infatti. Confermo, confermo. E Paolo offre pure il lato femminista o comunque femminile, che è una cosa a cui teniamo moltissimo. E di recente abbiamo condiviso un po' il nostro lavoro con altri amici e dicevamo, amici e amiche, e dicevamo appunto che Atlas Sicilia è femmina. E ci sentiamo un po' genitore 1 e genitore 2 del progetto, se vuoi. Allora, io vi volevo mostrare anche a chi ci sta seguendo, visto che siamo su Facebook e non su Instagram, questa cosa purtroppo, vabbè che anche su Instagram, anzi forse qui riesco a farlo, magari lì non potrei, vorrei condividere appunto lo schermo per far vedere la vostra pagina. Ora, presumo che la piattaforma mi farà saltare qualcuno dalla chiamata, non so chi, però voi restate qui dalla schermata più che altro. Ah no, ci siamo tutte e tre, che bello! C'è spazio, c'è Pensavo di no, spazio. c'è spazio. Allora, questo è Atlas Sicilia, io adesso devo gestire un'altra pagina, carina. Ok, quindi praticamente io in realtà sono rimasta colpita sia dalla grafica, come diceva appunto Paola, perché comunque non è fredda e personale, ma è molto accattivante. Sia dagli argomenti, perché comunque
le migrazioni, l'ho detto questo ad Angelo, sono comunque un tema che a me sta molto a cuore perché ci ho scritto la tesi di laurea della specialistica proprio sulle migrazioni dei siciliani all'estero, in Australia nello specifico, e mi è piaciuta molto questo tipo di grafica, comunque queste slide comunicanti che poi appunto si uniscono e si aprono, si chiudono, si allargano, vanno a fare un focus sui numeri. Insomma, una roba carina, anche perché non tutti comunque hanno dimestichezza con i numeri, non tutti li riescono a processare come comunque magari è in grado di fare Paola, quindi è anche necessario guidare un po' chi vede queste immagini alla lettura poi dei dati. Dico, questo sulle migrazioni è solo un esempio, poi c'è anche qualcosa di più, magari di meno impegnativo delle migrazioni. Quindi, per esempio, cosa si cerca su Google in Sicilia, cioè l'anatomia della lingua siciliana, ma anche l'anatomia dell'arancino, arancina. Ognuno sceglierà poi qual è il sesso che preferisce da dare all'arancina. Niente, quindi è molto molto carino questo progetto, devo dirvi la verità, siete Grazie. appena nati, quindi comunque ci sta anche che sia appunto nascente, sicuramente ci vuole impegno, costanza, ci vorrà un bel po' prima di crescere a livello di numeri, però io credo che sia un progetto decisamente originale, valido. Poi vabbè, penso che forse avrete un pubblico in prevalenza maschile, non me ne voglia, è Atlas è femmina, quindi da un lato attira anche più maschi. Però le curiosità, perché io mi rendo conto, c'è il mio ragazzo che Era ogni una buona tanto domanda. se ne esce, che queste curiosità strane, forse sono più i ragazzi ad avere in testa queste robe, cosa si cerca più su Google in Sicilia, oppure avevo letto qualche commento, forse dico quanto ci impiega una tartaruga a fare il giro dell'isola, cioè tutte queste robe un po' più particolari, noi forse siamo un po' più pratiche, loro invece si smanettano un po' verso queste idee, queste curiosità particolari. E niente, un'altra domanda è appunto, che vabbè, in realtà forse mi avete già anche accennato qual è il ruolo specifico di Paola e di Angelo. Paola, appunto, processa di Angelo, fa la grafica, ma cosa manca di più della Sicilia? Cos'è che proprio vi ha spinti a parlare di Sicilia e quindi comunque a sentirla, a trovare un modo per sentirla vicina? Paola. Posso iniziare io? Sì, Sì. vado io, vado io. Io vivo in Belgio da 10 anni, quindi in realtà le cose che mi mancano della Sicilia sono tantissime, potrei fare una lista. In particolar modo, ovviamente, in questo momento in cui non possiamo viaggiare, non possiamo vedere le persone che sono vicine a noi, mi manca tantissimo la famiglia, ovviamente. Tutti gli affetti e le mie radici che sono sull'isola e che non riesco a vedere. Io spero con Atlas Sicilia di fare due cose, anche di avvicinare più persone all'amore, alla conoscenza per la Sicilia attraverso i dati. Cioè, in realtà la mia agenda, diciamo così, segreta ha due parti. La prima parte è far innamorare le persone della Sicilia, quelle che ancora non sono innamorate. Quindi soddisfando curiosità e divulgando informazioni e fatti, ma l'altra in realtà è anche far avvicinare le persone al mondo dei dati, perché non devono essere necessariamente delle cose troppo complicate o troppo complesse, magari sì, ma non troppo complicate o troppo lontane, anzi sono quanto più vicine alla vita quotidiana di quello che immaginiamo. Quindi in realtà devo dire che per me Atlas Sicilia è proprio quasi una medicina. Nei giorni e nelle settimane in cui mi è mancato di più, lavorare su un progetto che abbia la Sicilia al centro, al cuore, mi ha aiutato proprio, come una terapia quasi. Bene, Paolo, sì, Io Paolo. rischio Angelo, di, scusami. sì. No, tranquillo, io rischio di replicare, quindi provo a dare questa risposta. Credo ci siano due cose che mi mancano della Sicilia e sono su due aspetti diversi, uno emotivo e uno, diciamo, analitico, intellettuale, non so come vogliamo qualificarlo. Emotivo, ripeto, è mia figlia, e ovviamente gli affetti, e tra l'altro in questo periodo di pandemia, forse gli affetti sono il focus maggiore che abbiamo.
Però non ho mai detto che mi mancava anche prima non ho mai detto che mi mancava il mare o la sabbia o il cibo, che sicuramente sono, come dire, delle cose di valore, però la mia testa va lì. E la parte intellettuale invece, diciamo che mi mancava la conoscenza della Sicilia, che può sembrare banale, ma pur essendo siciliano, ci sono tantissime cose che non ho mai esplorato, mai conosciuto. E mi sono detto, beh, perché no? Tra l'altro, Atlas fa da ottimo i posti, cerchiamo anche di introdurli in maniera che facciano da ottimo argomento d'aperitivo, per tornare poi allo spritz, se vogliamo. Quindi è anche bello parlare con gli amici non siciliani delle cose che si scoprono. Quando ho fatto, per esempio, il posto di cui tu parlavi sull'emigrazione siciliana, ho scoperto tantissime cose, mica le sapevo già. E quello è stato già un arricchimento per me personalmente. E la possibilità di condividerlo è quella, mettiamo così, non dico la ciliegina sulla torta, ma il tuppo della brioche, Della insomma. brioche, il tuppo della Sì, brioche. cioè, la parte bella di lavorare un progetto del genere, no? Anche poter condividere quello che ti arricchisce o, come diceva Paola, che ti fa sentire più in sintonia con la tua terra. Bene, sono contenta perché comunque la cosa carina è che ci ritroviamo qui. Voi che vivete, una in Belgio, una in Germania, Giacomo in Veneto, io in Veneto, a parlare di Sicilia. Quindi c'è, cioè, Sì. questa roba è significativa secondo me, perché comunque, anche se viviamo fuori, anche se ci troviamo bene fuori, magari qualcuno tra noi potrebbe anche decidere di non tornare a vivere in Sicilia perché comunque si trova bene all'estero. Però c'è quel legame così forte con la nostra terra che comunque vogliamo fare qualcosa per indirizzarla verso, non so, delle prospettive migliori. Ed è Hai veramente una proprio cosa ragione. bella Hai sì, proprio che mi ragione. piace. Eh Vabbè, sì, ragazzi, io vi ringrazio. grazie a te per averci coinvolti, Rosamaria, è stato un No, piacere grazie a voi, in bocca chiacchierare. al lupo. Spero che Grazie, il grazie mille. progetto si diventi sempre più forte e più importante. Grazie Grazie. ancora, a presto, Grazie ci mille, teniamo in grazie, a contatto. presto. Sì, Ciao, ciao. grazie. Ciao. Bene, adesso dobbiamo chiamare Giacomo. Io con i nomi sono un disastro, mi state sentendo, continuo a fare una confusione, però va bene. Giacomo, ciao. Ciao! Tu sei uno, forse mi confondo meno, visto che loro riuscivo a confondermi con i nomi. Allora, la cosa Tranquilla. bella è che vi apprezzate, cioè loro ti seguono, seguono la tua pagina Sì, e comunque infatti mi piace. ho mandato tanti cuoricini ad Angelo quando ha detto Sì, ho che faceva sentito. leggere. Quando faceva leggere i post agli amici russi, polacchi, eccetera, eccetera. No, allora io sarò sincero, non conoscevo Atlas Sicilia, ma subito oggi pomeriggio sono andato a mettere il following perché trovo sia un progetto veramente bello e che magari possiamo anche pensare di lavorare in sinergia unendo le risorse. Mi piace molto. Sì, secondo me è una bella idea e poi mi piace mettervi in contatto e far nascere queste idee fra di voi, Sì, magari. bello, bello. No, davvero un bel progetto, molto interessante, sicuramente da approfondire. Bene. Bello. Allora, io sento l'eco, non so come mai, se hai il volume alto, se c'è qualche altro dispositivo acceso, forse lì da te. Perché provo a mettere il telefono in modalità aerea, magari. Perché ti sento in eco. Adesso un po' Adesso meglio. meglio, sì. Ok. Allora, Sicilian Sales. Sicilian Sales in realtà non ha tantissimo bisogno di presentazioni, perché comunque, Adesso. no, ma vedi che vi conoscono tutti. È partita, cioè all'inizio i vostri post, io mi ricordo che comunque vi seguo da un sacco di tempo su Da Instagram, quanto? vedevo 4-5 questi. anni? C'è gente che No. dice mi segue da 5 anni, è tutto impossibile, siamo nati 2 anni fa. No, infatti, no, è come dicevo prima, allora io mi documento prima, quindi queste Ah, figure ok. non le faccio, almeno cerco di evitarle per qualche posto. Mi seguo da sempre.
No, però mi ricordo comunque all'inizio quando i vostri post colpivano subito, vuoi per la grafica, perché comunque è molto semplice, però ha quell'impatto che ha funzionato perché l'avete lasciata, quindi comunque quella Diciamo grafica che abbiamo, evidentemente. nella fase di progettazione, abbiamo cercato di eliminare ogni riferimento possibile e immaginabile alla Sicilia. Perché Ecco. lo scopo era portarlo fuori dalla Sicilia. Quindi non abbiamo messo le Ok. maioliche, non abbiamo messo le fichi d'India, neutra, una cornicetta nera, minimal, nessun riferimento alla Sicilia. E penso che quel senno di poi sia stato quello ad averla spinta un po' fuori i confini. Io nel frattempo volevo farla vedere un po', dico, Sì. chi magari non ha avuto modo di. Aspetta che io ho le schede del computer contemporaneamente, litighiamo. Sì, sembra facile, però in realtà è come se mi dovessi fare la regia di un programma da sola. Da sola, no, no, lo capisco. Io facevo radio anni fa e mi trovavo a dover fare regia con il mouse che scorreva sul volume per fare i fade out, quindi ti capisco benissimo. Presente. Anch'io con la radio ho avuto la stessa esperienza, quindi ho imparato lì a farmi la regia da sola. Allora, questa è la grafica di Sicilia. È carino anche il fatto che comunque la vostra pagina condivida sia le frasi che il Sì, repost di alcune foto, che comunque sono. bisognava dare qualcosa di, cioè contrapporre qualcosa di impatto al post semplice, altrimenti sarebbe Esatto. diventato un po' troppo noioso. Esattamente. E poi la cosa carina è la traduzione in inglese del post, perché giustamente tu ti aspetti di trovare la traduzione in italiano, invece no, la traduzione è in inglese. E qui Inglese. forse torniamo al discorso di prima, che voleva essere qualcosa da portare fuori piuttosto Fuori, che. sì, assolutamente. Infatti, Quindi. molti feedback che riceviamo dicono: ma io non conosco l'inglese, dovreste farlo in italiano. Mi dispiace, puoi usare un dizionario inglese-italiano perché il progetto è nato in inglese e continuerà a essere tale. No, ma a tu c'è una cosa molto carina, perché comunque c'è proprio il contrasto, che non è tra l'italiano e il siciliano, ma è tra l'inglese, Sì. quindi tu comunque leggi tutta la descrizione in inglese e poi c'è l'esempio della frase, per esempio Mi questa. piace molto la scelta di post che hai preso perché mi permette di spiegare quello che è appunto il processo creativo della traduzione. Se tu cerchi re pill in inglese, non esiste. Infatti, molte delle critiche che arrivano, che in realtà per me non sono critiche, perché cioè sì, sono legittimi come commenti, è che spesso le traduzioni che mettiamo non hanno senso in inglese. E infatti il literally, quello il primo rigo della traduzione, Sì. serve esattamente a prendere la parola siciliana e a portarla in inglese. È ovvio che la parola siciliana nel gergo, nella grammatica, nel costrutto inglese non ha senso, perché in questo caso arrimunnari significa munnari due volte, proprio lettera a lettera, e quindi se munnari è pil, l'ho tradotto con re pil. Poi nel rigo sotto spieghiamo appunto quello che vuol dire esattamente. Ci sono casi in cui, per esempio, la traduzione funziona, tipo a resettare, reset, perché l'origine è quella. Altri in cui non ha senso, ma è voluto, perché serve Però appunto a prendere le parole e a tradurle. questa non lo capirebbe un inglese. La capirebbe? Proprio, ma secondo me no. No, infatti. Perché? Infatti serve appunto per prendere le parole e tradurle, per far capire quello che è il suono, magari cosa ti può ricordare. E poi lo spieghiamo all'interno del post, quello che è il vero significato dell'espressione, del verbo. Sì, ma infatti è carina la cosa, perché comunque mi ricordo all'inizio leggevo la parola, poi leggevo la traduzione e io comunque ho studiato inglese, cioè dico, ma che? Non può essere, vuol dire questo. Quindi poi leggevo giù e dicevo, ok, e ho capito che comunque era fatto apposta, perché non è che puoi tradurre letteralmente, ma neanche ne non letteralmente, cioè si può tare, vabbè, però. In inglese non sarebbe la stessa cosa. Sorprende. Far ridere anche la traduzione è quello il Infatti lo punto, scopo è quello. effettivamente. Infatti
Tu devi divertirti quando leggi. Esattamente. Che ti dovevo chiedere? Allora, se Boh. intanto vi aspettavate questo successo per questo progetto? Assolutamente no. Bene, Allora, quindi è diciamo. arrivato inaspettatamente. Sì, allora io ho sempre avuto dimestichezza con i social, vengo dai beni culturali e dai festival di teatro, quindi la mia formazione è completamente opposta, ho studiato beni culturali, economia dell'arte e management musicale, però i social li ho sempre masticati, ho lavorato nella redazione del Carnevale di Venezia, ho curato un po' di profili di musicisti, gelaterie, tutto. E quindi i social sono sempre stati il mio pane quotidiano. E nel momento in cui mi stavo laureando, quindi avevo consegnato la tesi e mancava più di un mese alla data della discussione, stavo letteralmente impazzendo perché ho bisogno di fare un sacco di cose per poter star bene. E per me non esiste il relax. E quindi nel delirio di cosa faccio, cosa non faccio, Carol, mi ha detto: perché non fai qualcosa dedicato alla Sicilia? Premessa, lei conosceva Sardinian Says, che è la pagina sulla Sardegna, e quindi mi ha suggerito di informarmi, cercare qualcosa, se esisteva già qualcosa di simile, di analogo sulla Sicilia, e appurato che non c'era, siamo partiti così. Lei mi ha dato una mano con la selezione delle fotografie, io mi sono occupato dei contenuti. E quindi prima di partire, ho detto, voglio fare comunque qualcosa di dignitoso, di carino, che arrivi alla gente, cioè, non che rimanga per me. Quindi ho detto, primi 100 follower e poi si parte a pubblicare. Però quando ho pubblicato appunto il primo contenuto con 100 follower, sono arrivati 700-750 like, che non sono pochi. E lì abbiamo capito che c'era del potenziale. Abbiamo continuato a lavorare. E nel primo mese sono arrivati 10.000 follower. Però io non potevo immaginare di arrivare a quei numeri. Cioè, non era nemmeno nell'ordine delle idee, non era prevedibile. E poi costantemente di 10.000 in 10.000 sono arrivati follower importanti, Carre Picone, Isanzoni, Miriam Leone, Roy Paci, che hanno iniziato a interagire, a condividere, e ci hanno dato la botta finale, e così siamo Bene, abbiamo continuato ad andare su. vabbè, meritava il progetto, anche perché poi comunque ci sono tante altre pagine che sono un po' nate sulla scia, però alla fine anche quando l'idea funziona, da un lato magari ci si può scocciare del fatto che dicono Tommy stanno copiando, dall'altra. Inizialmente ti arrabbi e poi appunto come dici tu, dici ah vuol dire allora che l'idea che ho avuto è stata figa, perché io non è che ho scoperto l'acqua, non è che mi sono inventato i programmi siciliani, di blog anni 80, inizio anni 90, anni 2000 che traducono il siciliano, ce ne sono a mai finire. Noi abbiamo cercato di portare il siciliano in una dimensione quotidiana. Perché se fate caso, tutti i post prevedono la parola siciliana o il proverbio all'interno di un momento preciso della vita quotidiana. Quindi diamo esempi di vita reale, dialoghi tra mamma e figlio, tra amica e amico, tra coppie di Esatto. fidanzati. E i proverbi magari sono collocati in determinati momenti della vita. Commentiamo in maniera un po' celata lo scenario politico. Abbiamo fatto tantissimo durante il primo lockdown con tutte le parole tipo stata a casa, mi raccomando. Quindi abbiamo cercato di raccontare anche un po' di quotidianità. E quindi quello che penso essere stato il vero successo è stato quello, cioè che chi condivide il post taggando l'amico lo fa perché si riconosce in quella determinata circostanza. L'ubriacatura Esatto. con gli amici in discoteca, il pranzo delle feste che ti butti sul divano,
abbiamo raccontato quello che può essere un plausibile scenario di vita, ecco. La lagnosia. Qui, ah, qui vediamo anche Carol, che manca sì, oggi per saluto. Scusa, ma... Volevo fare una domanda a lei. Sì, falla a me. Non ti preoccupare, me la fai tu. La domanda è appunto per una sarda che fondamentalmente gestita insieme il profilo, quindi fa parte anche lei di questo progetto, ma il siciliano lo parla praticamente benissimo ormai. Beh, lei parla meglio siciliano rispetto a quanto io possa parlare il sardo, quello è, quello è sicuro. Non ci siano dubbi. E la tua esperienza all'interno di Sicilian Sales l'ha aiutato tantissimo durante l'esame di dialettologia che ha fatto all'università e quindi è contenta di questo. Vedi. No, anche cresce bene. Il dialetto siciliano impara molto bene. Ma poi il dialetto... E ogni tanto se ne esce anche lei con le espressioni in siciliano e io dico wow. No, vabbè, anche perché il dialetto siciliano, dico, comunque è un dialetto molto particolare che ha avuto influenze da parte di tantissimi popoli, quindi chi studia lingue, non so, cosa studia Carol? Penso che sia... Antropologia. No, antropologia. Ok, io ho fatto lingue e letterature straniere alla triennale. Metodi e linguaggi del giornalismo specialistica, però la mia tesi praticamente è di antropologia, quindi parliamo più o meno lo stesso linguaggio. Ah, i beni culturali in triennale e adesso sta facendo antropologia culturale. Perfetto, è un bellissimo ramo. E comunque i dialetti della Sicilia penso che siano proprio, ci sia di tutto, oltre al fatto che ci sono anche delle lingue. Fai bene a parlare di dialetti perché il nostro scoglio più grande è stato quello. Io conoscevo esclusivamente il siciliano del trapanese. E ho dovuto studiare, rivolgermi un po', sfruttare un po' le amicizie delle varie zone, perché quando studiavo a Parma ho conosciuto ragazzi di Grotte, provincia di Agrigento, la mia coinquilina a Venezia era di Catania, e quindi mi rivolgevo a loro, mandavo un messaggio, come lo dici questo, come lo scrivi, come lo pronunci, perché altrimenti sarebbe stato un problema non indifferente. E poi a poco a poco siamo riusciti a convincere la gente che segue che sì, vabbè, è vero che magari ogni tanto pubblichiamo una parola che a Trapani si scrive in un modo e a Messina in un altro, però lo spirito della pagina dovrebbe anche essere quello di imparare cose nuove all'interno della stessa Sicilia. Io ho conosciuto proverbi che da noi nel trapanese non si usano, così come ragazzi di Siracusa o di Caltanissetta scrivono per dire ma sai che questa cosa non l'avevo mai sentita ed è bellissima? E quello dovrebbe essere lo spirito. Scoprire che all'interno della stessa isola esistono cose che tu non conoscevi, così come diceva Angelo prima, che vivendo fuori lui magari si è perso un po' di cose, così come me ne sono perse io, e che grazie a questo lavoro che stiamo portando avanti sto recuperando piano piano. Recuperando. Sì, è vero, ma poi vedo anche i commenti, spesso appunto poi nei commenti si scambiano gli altri, cioè ma da me si dice così, da me si dice così, e ci si confronta un attimino su quali sono le varianti dello stesso termine, quindi poi comunque diventa anche una cosa carina anche giù nei commenti. Va bene, l'ultima domanda, progetti per il futuro, ma so già che ce ne sono tanti, ovviamente non ti chiedo nei dettagli, però se vuoi condividere qualcosa con noi. Ah, intanto ti sei dimenticata una cosa rispetto alla scaletta. Che mi sono dimenticata? Aiutami. La radio, hai ragione. L'oggetto intanto è portare avanti questa collaborazione, trovare le energie e le risorse per portarla avanti. Mi state improvvisando anche attori, perché appunto spieghiamo, Sicilian Time è una rubrica su una radio palermitana, può essere? Sì, Radio Time è una radio con base Palermo che da un anno a questa parte ha acquisito anche il canale televisivo e quindi è andato un po', arriva anche a Reggio Calabria. E quindi sì, stiamo portando avanti questa rubrica in cui appariamo anche in TV, improvvisandoci.
Questa facendo è una cosa carina. E le scenette per spiegare e interpretare i detti che pubblichiamo sulla pagina. E poi, infatti, non so, io vorrei avere feedback da questa di questa collaborazione, perché appunto noi pubblichiamo poi le clip nei video IGTV e magari se qualcuno in ascolto riesce a lasciare un commento tipo sì, io l'ho visto, no, non l'ho mai visto, così almeno ci regoliamo. Come sta? Ma potete fare qualche domanda nelle stories per sondare il terreno. Sì, sì, sì. E poi niente, altri progetti ce ne sono veramente tanti per dirli tutti. Diciamo che ti do una risposta che è una non risposta. Allora, stiamo lavorando già da qualche mese sul finire del 2020 per la svolta di Sicilian Sales, che a marzo compirà 2 anni. Anche noi siamo nati a marzo, ma 2019. Anch'io, come era... 21. Vedi, noi 19, no, primo 22, contenuto... Scusa. Primo contenuto pubblicato il 19 marzo 2019. E quindi vogliamo dare una svolta alla pagina Instagram e fare in modo che non sia più solo una pagina Instagram, e chi ha orecchie intenda, per intendere intenda. Va bene, va bene. Quindi restiamo in attesa di queste novità. Tra l'altro marzo è vicinissimo, quindi non bisognerà aspettare a lungo. No, 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 no. No, e poi la cosa bella è che appunto, come dici tu, mettere in rete e in relazione le persone. Stiamo conoscendo tante belle realtà del territorio, dalle associazioni culturali alle aziende che lavorano anche nel no profit. Stiamo curando qualche progetto culturale per la riqualificazione urbana e il rilancio di alcuni quartieri della mia zona. E quindi sono tutte cose appunto che sono in itinere, di cui non posso dire nulla, però stiamo sviluppando un po' di cose interessanti, perché una delle cose che ci piace di più è appunto legare il nostro nome a quello di altri nomi che fanno qualcosa di bello per il rilancio dell'isola o delle piccole realtà. E niente, poi stiamo anche lavorando a qualche progetto di co-branding, proprio perché appunto crediamo che mettersi insieme e scambiarsi reciproci know-how sia una cosa fondamentale per crescere. Sì, sono d'accordo, perfettamente d'accordo. Bene, direi che abbiamo detto tante cose. Sono contenta di averti avuto, però ovviamente, ripeto, Carol, come se ci fosse, quindi... Sì. Di avervi qui con noi. No, è così, no? Però sì, ci seguirà, ci vedrà, quindi ha praticamente partecipato con noi a questa poi prima diretta. Mi sentivo parlare di spritz, quindi quando tornerai a Venezia anche tu, si va in giro, per ora che siamo gialli, sperando di restare gialli ancora per un po'. Speriamo di sì, anche perché io vengo da una zona rossa che è appena diventata arancione e non vedo l'ora di arrivare in zona gialla per respirare un pelo, perché qui veramente non... Poi lo spritz mi manca, mi sono ambientata subito in Veneto, sono contenta di questa cosa, quindi... Sì, abbastanza in fretta ad ambientarsi. Sì, sì, sì. Quindi ci ritroveremo presto su per bere uno spritz insieme. Anche Angelo che è rimasto qui a seguirci, tu non lo vedi, ciao, io non lo vedo, e magari chissà un giorno ci ritroviamo in Veneto e ci facciamo uno spritz tutti insieme, sarebbe bello, anche dico sarebbe meglio ritrovarci in Sicilia, però per assurdo... quello sarebbe l'ideale. Mi sono frizzato. Con i collegamenti viene più... Sì. Mi sono un po' frizzato, o ti sei frizzata tu, quindi non so se la diretta si è disturbata. La connessione, diciamo. Ok. Va bene, grazie mille, grazie ancora e a presto. Grazie a te, grazie a voi. Ciao. Buona serata. Ciao. Altrettanto. Grazie a tutti voi che ci avete seguito, ci siamo un po' dilungati, ma il discorso era interessante, quindi penso che abbia fatto piacere anche a voi seguirci.
Quindi vi aspetto giovedì prossimo per un nuovo appuntamento. Grazie a tutti e buon proseguimento di serata.